Tifosi biancocelesti, ben ritrovati con Entella Time, notiziario per non perdervi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. Lunedì sicuramente non felice per i biancocelesti, reduci dalla sconfitta per 3-1 in trasferta con la Carrarese di Mister Dal Canto, che così ha centrato il quarto successo in altrettante partite e con 12 punti comanda il girone B di Serie C. Questa mattina la squadra si è allenata al comunale, immediata ripresa in una settimana che porterà l'Entella a giocare ancora in trasferta alle 17:30 di sabato contro il Gubbio. Noi, per avvicinarci alla partita, quest'oggi abbiamo sentito un doppio ex, un giocatore che con la maglia del Gubbio ha centrato la promozione in Serie B e che poi, qualche stagione dopo, con la maglia dell'Entella ha centrato ancora una volta la promozione, la prima storica dei biancocelesti in cadetteria. Un chiavarese doc, stiamo parlando di Silvano Raggio Garibaldi. Andiamolo a sentire tra passato, presente e qualche pillola anche sul futuro. Da chiavarese indossare la maglia dell'Entella, che cosa ha significato? È stato bellissimo, perché comunque io sono cresciuto qua, sono nato qua, ho fatto i primi anni da quando ho giocato a calcio, dai 6 ai 10 anni qua in Colmata, un po' al comunale, quindi era un po' veramente rivivere emozioni che si provano solo da bambino, ecco, quindi è stato un bel periodo ed è stato veramente bello. A Gubbio però hai trovato continuità e giocato stagioni importanti. Che ricordi hai e che rapporti hai lasciato a Gubbio? Bellissimi, ricordi anche lì bellissimi, perché abbiamo fatto un'impresa di vincere il campionato dalla C alla B, eravamo una squadra molto giovane ma molto forte e ho dei ricordi che mi legano ancora adesso a quella città, sento ancora delle persone, mi scrivono, io magari ci sentiamo con alcuni, quindi anche lì ho veramente trovato una seconda famiglia, veramente per certi aspetti mi hanno proprio fatto sentire a casa. Che idea ti sei fatto di questo campionato e ti chiedo se segui ancora l'Entella? Ovviamente sì, la seguo, l'ho seguita soprattutto gli ultimi mesi dell'anno scorso, perché mi sembrava potessero fare un'impresa, infatti sono andati veramente vicino, reputavo la squadra più in forma della Lega Pro. E spero che quest'anno possano confermarsi e mi auguro veramente con tutto il cuore che possano raggiungere la Serie B, perché se lo merita la società e se lo meritano anche i giocatori per come scendono in campo. Nel futuro di Silvano Raggio Garibaldi che cosa c'è? Adesso sei fermo ma sei ancora alla caccia di una nuova avventura? Sì, spero di trovare una sistemazione, ovviamente senza fretta, ecco, valutare nel modo più giusto possibile, anche perché comunque non sono più ragazzino. La prima cosa chiaramente è la serietà del progetto, della società, però vediamo. Ecco, intanto ho preso un po' di patentini, sto cercando di fare il corso allenatore e cerco di portarmi un po' avanti in questo periodo. E questo era Silvano Raggio Garibaldi, a cui mandiamo un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Entella Time invece torna domani puntuale alle ore 19.